il guerriero mascherato può solo difendersi. Bene, non solo la tua energia astrale più debole, ma anche i tuoi riflessi si sono indeboliti. Tu non sei il guerriero mascherato. Mostrami il tuo vero volto! Cosa? Ma non è la ragazzina che aveva combattuto la prima volta? Quella è una vecchia. Il pubblico ha ragione, c'è un imbroglio. Maledizione. Non avevo previsto che avrei perso così tanto potere. Arbitro, è chiaro che la squadra Urameshi fa usare una maschera al suo concorrente in modo da farci credere che a combattere sia sempre il guerriero mascherato. In effetti Shishi Wakamaru ha ragione. Se non sbaglio, a me risulta che sia contro le regole del torneo sostituire un concorrente senza che prima si siano avute prove certe della sua morte. È vero, è proprio così. Perciò la squadra Urameshi deve dimostrare che il guerriero mascherato è morto prima di far combattere questo sconosciuto. Mi sembra ragionevole. Arbitro, non è la stessa persona che ha combattuto contro la squadra Jirachi. La squadra Urameshi sta barando. A morte hanno violato il regolamento. Certo, a morte. A morte. Vogliamo che sia fatta giustizia, finalmente. Il pubblico reclama giustizia per la squadra Racconti dell'Inferno. Sembra che la squadra Urameshi abbia violato le regole del gioco. L'incontro viene quindi sospeso. Meritano di morire. A morte, 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 a morte. Un attimo di attenzione, per favore. Vediamo adesso il replay della squadra Ichigaki contro la squadra Urameshi. Ecco, ci siamo. Il guerriero mascherato in effetti era un'altra persona. Come spiega la squadra Urameshi questo cambiamento? Mi è appena arrivato un messaggio dalla direzione del torneo. I giudici stanno discutendo in merito a quanto è accaduto. Ancora un minuto di pazienza. Mentre aspettiamo, se permettete, vorrei approfittare di questo momento di pausa per fare un giro tra gli spettatori e raccogliere qualche impressione sull'incontro. Mi scusi, signore. Sta parlando con me? Sì, certo. Mi dica, che ne pensa del reclamo? Crede che la squadra Urameshi abbia barato? Ecco, vediamo. Io preferivo la ragazzina, era più in gamba e soprattutto più attraente. E lei che cosa ne pensa in proposito? Che quel vecchio non è uno sportivo, ma un porco. Credo che sia meglio lasciar perdere. Basta con le interviste. Ma ti rendi conto che la ragazza carina che combatteva nei primi incontri non era altro che la maestra Genkai? Cosa, sul serio, Altezza? Secondo me, Genkai deve aver trasmesso tutti i suoi poteri a Yusuke, esaurendo così quell'energia astrale che le permetteva di apparire bella e giovane ai nostri occhi. E se quello che avete detto è vero, Vostra Altezza, dovete informare subito la direzione del torneo su quello che sapete. Hai ragione! Sono qui apposta per risolvere i problemi! Che cosa state facendo, Vostra Altezza Emma? Non ti sembra evidente? No, a me no! Devo prima trasformarmi in un essere umano, altrimenti non crederanno mai che sono il proprietario della squadra Urameshi. Sono pronto. Vado. La direzione del torneo ha appena preso la sua decisione. Ora ve la leggo. Cosa? State calmi! Cercate di stare calmi, per favore! Ecco dunque... C'è stata una lamentela della squadra Racconti dell'Inferno nei confronti della squadra Urameshi, che ha usato giocatori diversi. La direzione ha deciso che l'incontro è valido! Bene, l'incontro è valido. No problem! La squadra Urameshi non subirà alcuna penalità. L'incontro può continuare. Ma sono impazziti! Ehi, dico, state scherzando! Vergogna, la squadra Urameshi è stata favorita! Siete tutti dei corrotti! La direzione vuole prenderci in giro! Mantenete la calma, per favore, cercate di mantenere la calma. Abbiamo diritto di avere almeno qualche spiegazione. Posso spiegarvi tutto io. Ma quello è Toguro. Non capisco, come mai è qua? Ragazzi, ascoltiamo quello che ha da dirci. La squadra Urameshi non vi ha imbrogliato, credetemi.
Perché la ragazza che ha combattuto contro la squadra Ichigaki e questa vecchia sono la stessa persona. Il fenomeno dipende dal fatto che quando la maestra dell'onda astrale usa tutto il suo potere, le cellule del suo corpo si riattivano e in facoltà di questo ringiovanisce. Quindi, la persona che è qui di fronte a voi ora mostra solamente qual è il suo vero volto. Che ne dici? Sono stato abbastanza chiaro? Genkai. Quella è Genkai! Lei è la maestra dell'onda di luce astrale. Chi poteva immaginare che combattesse nella squadra Urameshi? Mi domando come abbia fatto Toguro a sapere tutte queste cose. Ma guarda che sorpresa! E così tu saresti la famosa Genkai. Ritengo che per me sia una grande fortuna averti incontrato. Purtroppo però tutto quello che vedo è solo una vecchietta che scappa. Se fossi davvero Genkai, la maestra dell'onda di luce astrale, il tuo nome sarebbe sinonimo di morte. Ma ora le parti si sono invertite. Il più forte sono io e ti ucciderò! Che cosa c'è in quella spada? Questo è un giocattolo del mio mondo, la spada dell'inferno. È una spada che conduce alla morte, anche a rischio di colui che la possiede. Guarda, sarà il mio regalo che porterai all'inferno con te. Sento che quella spada è molto pericolosa. Ha poteri ancora più maligni di quelli di Shishi Wakamaru. Ecco, siamo quasi arrivati. Speriamo che nel frattempo non abbiano perso l'incontro. Andiamo, non c'è da preoccuparsi. Kiei ormai è perfettamente in grado di combattere. Scusami, se ben ricordo, Hiei è quel ragazzo che ha la vista molto acuta, intendi dire lui? Sì, hai capito bene, è proprio quel tipaccio irascibile e scontroso. Ti avviso, sta alla larga da lui, quello è uno che è capace di morderti se è di cattivo umore. Davvero? Smettila di spaventare Yukina, Kuwabara, non è questo il modo di parlare di Hiei. Cosa? Ma è vero, Hiei è un tipo pericoloso. Senti, ci sono cose che si possono dire e altre no. Soprattutto a Yukina non dovresti dire queste idiozie, dal momento che... Prova solo a raccontare in giro che Yukina è mia sorella e ti farò la pelle. Appena in tempo, Iei mi avrebbe ucciso! Ma che cosa? Ha mangiato qualcosa che le ha fatto venire le allucinazioni, per caso? Ehi! Ma quello è Yusuke! 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 Oh, grazie al cielo sta bene, sta solo dormendo. Come mai ha sul corpo queste ferite? Ma che diavolo mi combini? Prima salti l'incontro, poi dormi in un posto come questo! Accidenti! È tutto insanguinato, eh? È sporco di fango! Guardate com'è ridotto! Che cosa gli è successo? Poverino, sembra proprio che abbia sofferto le pene dell'inferno. Ma che vuoi saperne tu, Shizuru? Ormai siamo quasi arrivati! Lo stadio è vicino! Perché non lo portiamo lì? Puh, sei salvo! Anche tu ti sei dato da fare. Ma quanto pesi! Senti come urlano, cosa sarà successo? Non posso fare altro che concentrarmi. Se concentro tutti i pochi poteri che ho nel raggio astrale, mi rimangono solo 3 colpi. Una volta esauriti, sarò in balia del mio avversario. Eccomi, vecchia!
Non posso perdere l'incontro. Non prima di aver combattuto contro Toguro. Yusuke, Kuwabara e gli altri amici finalmente si sono ritrovati. Riuscirà Genkai a battere un avversario temibile come Shishi Wakamaru dopo aver trasmesso tutti i suoi poteri a Yusuke?